Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, ci eravamo augurati un'inversione di rotta dalle precedenti dichiarazioni del neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, e a quanto pare è avvenuta con il comunicato numero 2 di oggi, 28 ottobre. Prima di leggerlo e commentarlo, è necessario continuare a mantenere una linea asettica senza lasciarsi andare a facili entusiasmi. D'altra parte, è bene non dimenticare i tempi bui dei governi Conte e Draghi, quando spadroneggiava Speranza con le sue misure che hanno privato i cittadini dei loro più elementari diritti umani. Non dimentico 60 milioni di persone messe agli arresti domiciliari, né la terribile imposizione della museruola, il discriminatorio Green Pass, né tantomeno dimentico l'obbligo dell'inoculazione che tanto dolore e sofferenza ha causato a molte persone, sicuramente a tutti coloro che sono amanti della libertà. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 150.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.